Buonasera a tutti, mi dicono che stiamo ancora aspettando perché alcuni sono per strada, per cui aspettiamo un attimo. Però devo dire la verità, è bellissimo vedere questo numero, l'entità delle persone presenti. Guardate, sono ancora tantissimi quelli che stanno arrivando. Li vedo con le bandiere. E questa credo sia la migliore risposta che potevamo dare. La risposta di chi vive questa comunità, la risposta di tutto il territorio, perché qui, come vedete alle mie spalle, ci sono moltissimi sindaci che rappresentano il sud-est di Milano. Ma ci sono anche parlamentari. C'è l'assessore Maiorino, che lo vedo, lo saluto e ringrazio di essere venuto. Non riuscirò a citare tutti perché non vorrei mancare di rispetto con qualcuno magari non avendolo visto, ma devo essere sincero, sono molto soddisfatto. Abbiamo chiesto alle persone di venire e la risposta è questa, quella che vedete. Da qui poi vi rendete conto, magari è veramente fantastico il colpo di scena, il colpo d'occhio. La cosa bella è che questa è una festa di famiglia, non è soltanto una manifestazione di carattere politico, questa è la manifestazione di una cultura, di una comunità che non si riconosce in quelle scritte. Ed è per questo motivo che ci siamo arrabbiati e abbiamo detto no, Melegnano non ci sta. Ed è per questo motivo che siamo qua. Leggerò un breve discorso che però ci tengo a esporvi. Devo darvi il benvenuto a tutti nella nostra città, che è stata nei giorni scorsi al centro dell'attenzione mediatica per le scritte ripugnanti a sfondo razziale. Abbiamo voluto questa bella manifestazione perché la città e i nostri cittadini ce lo chiedevano. Volevamo avere modo di manifestare, volevano avere modo di manifestare la loro condanna a queste scritte infami, far sentire pubblicamente la vicinanza a Bakary e alla sua famiglia e far sapere a tutti che la comunità di Melegnano non ci sta. Ci farebbe piacere, anzi ci fa piacere ed abbiamo accolto con soddisfazione l'adesione di tutto il territorio del Sud Milano a questa nostra iniziativa. Non posso però non notare che dopo la condanna unanime di tutte le forze politiche, consigliari e non, presenti in città, alcune di queste hanno preferito non partecipare oggi alla manifestazione, perché non hanno condiviso gli hashtag cittadini del mondo, nessuno è straniero e prima le persone. Ci dispiace aver urtato la loro sensibilità, ma gli hashtag sono riferiti alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dopo la fine degli orrori . Dicevo che è stata approvata 70 anni fa, il 10 dicembre del 1948, dopo gli orrori della guerra e del regime nazifascista. E da poco abbiamo celebrato il 70° anniversario. Ricordo che l'articolo 1 dice: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Ed è quello che stiamo manifestando oggi. La manifestazione è contro il razzismo ed abbiamo chiesto alle forze politiche presenti di denunciare i loro simboli. Infatti, se guardate, non ci sono simboli di partito in giro, e anche alle loro bandiere.
per permettere a tutti i cittadini e dalle associazioni di partecipare, loro sì, con i propri simboli, con le proprie bandiere, e se vi girate intorno le vedete, senza doversi sentire trascinati nella polemica politica. L'articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dice ancora: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e altro genere, di origine nazionale e sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. L'articolo 3, e concludo per la parte della dichiarazione, ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Sono parole importanti, perché quello che sta succedendo adesso in Italia non sempre è così. Noi siamo qui per condannare gli episodi. Grazie, bellissimo. Noi siamo qui per condannare gli episodi delle orribili scritte contro Bacari, Paolo, Angela e Lorenzo e per dimostrare loro la nostra vicinanza, ma anche per denunciare un clima generato in Europa e in tutto il mondo da una globalizzazione non governata che ha provocato una crisi economica che perdura ormai da molti anni, creando forti tensioni e malcontento fra le popolazioni. In Occidente anche le classi medie si stanno notevolmente impoverendo e le persone più povere e dei popoli più poveri si avventurano disperatamente verso paesi più ricchi in cerca di una vita migliore per sé e per aiutare i propri familiari rimasti nelle terre d'origine. Tutto questo in sintesi sta generando conflitto fra classi povere. In tutto il mondo le risposte che vengono proposte e che trovano sempre più facile consenso sono semplici e immediate: chiudere le frontiere, conflitti fra nazioni, per difendere gli interessi nazionali e odio verso il diverso. Noi diciamo no a questo. Noi vogliamo un clima diverso ed è qui questo che oggi vediamo lo rappresenta. Il clima che però si sta generando in tutto il mondo è un clima che fa paura, ricorda quello che succedeva un secolo fa. Occorre che la politica prenda coscienza delle problematiche complesse e dia delle risposte adeguate ai problemi reali che stanno dietro al malcontento. Cercare soluzioni complesse a problemi complessi e non come stanno facendo dicendo chiudiamo le frontiere. Una più equa distribuzione della ricchezza a livello globale, il sostegno delle popolazioni più povere per sviluppare la loro economia, reprimere i conflitti e le guerre per diffondere la pace, sostenere un commercio solidale, sostenere una produzione industriale globale rispettosa dell'ambiente, delle risorse mondiali e dei diritti dei lavoratori che devono essere uguali, ma in tutto il mondo. Aprire le frontiere per la collaborazione tra popoli. Se vogliamo combattere il razzismo, quello per cui oggi siamo qui, dobbiamo rispettare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed evitare il rischio di ripetersi degli orrori che hanno caratterizzato lo scorso secolo. Questa è la sfida complessa, impegnativa, ma che il mondo ci sta chiedendo. Grazie. Diciamo così, avrebbe suscitato tutto questo clamore. Diciamo che, come qualcun altro ha detto per Silvia Romano, anche noi siamo andati a cercarcela, insomma, no? Tutto sommato. Però quello che mi sento di dire è che noi abbiamo fatto soltanto una piccola esperienza molto, molto normale, cioè abbiamo deciso di accogliere una persona, potevamo, l'abbiamo fatto e siamo ben convinti di andare avanti, ecco. Quindi io non ho molto da dire, vi ringrazio per la vicinanza. Ecco, una cosa mi sento di dire: vorremmo che anche a livello dell'informazione si andasse un po' al di là della circostanza specifica, cioè quello che è successo qui indubbiamente è la spia di qualcosa che sta succedendo e che non è una bella cosa, però vorremmo che si andasse al di là del dato di cronaca, si cercasse di approfondire un po' anche a livello dell'informazione cosa sta dietro al malessere che porta persone
a scrivere cose di questo tipo e a commettere atti probabilmente anche molto peggiori, ecco. Per cui io vi ringrazio e vi saluto. Thank you.